Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Se avete già visto la mia reaction al trailer di No Way Home, vi informo che no, non ho ancora dormito. Penso che recupererò questo pomeriggio. Ma non siamo qui per parlare della mia notte in bianco, anche se notte in bianco stupenda è stata perché ho visto questo trailer tantissime volte per poter fare questo video, questa analisi appunto. Direi quindi di non perderci in chiacchiere e iniziare subitissimo con questa analisi del trailer. Magari prima per supportare il canale iscrivetevi se non siete iscritti e seguitemi su tutti i miei social, link in descrizione. Oh, e se volete la t-shirt che indosso oggi a tema WandaVision, vi informo che potete trovarla su Pampling. Link del sito in descrizione, dove con il codice ElPensiero4, oltre ad avere un paio di calze gratuite, potete usare il codice per avere la promozione 4x40, cioè 4 t-shirt a 10€ l'una, e avere anche la spedizione gratuita. In ogni caso, adesso passiamo a questa analisi. Il trailer parte con Michelle, MJ e Peter su un tetto. I due stanno discutendo scherzosamente sui poteri di Peter e sul fatto che nei quotidiani e nei giornali ci siano abbastanza cavolate sul conto di Spider-Man e di Peter Parker. Infatti MJ ha trovato un potere che non ha ovviamente Peter, cioè quello di ammaliare o comunque ipnotizzare gli esemplari donna, gli esemplari femmina dei ragni. E quindi scherzano sul fatto che MJ si sia innamorata di Peter solamente per questo potere inesistente. Ovviamente è solo una scena comica, quindi non è nulla di che. Penso che sarà anche una delle scene principali del film, se non proprio la principale. Lo stesso Peter chiede poi ad MJ di poter rimanere sul tetto tutto il giorno perché scendendo la situazione cambierebbe drasticamente, dato che tutti ormai sanno che Peter è Spider-Man e che Spider-Man ha ucciso Mysterio, quindi ci sono due fazioni, quella pro Peter, pro Spider-Man e quella pro Mysterio appunto, che pensa Spider-Man come un assassino. Infatti poi i due scendono con una delle acrobazie che MJ aveva chiesto a Peter di non fare mai più in Far From Home e invece eccoli di nuovo qui. Ma sullo sfondo si vedono diverse insegne con J. Jonah Jameson che continua a dire ovviamente che Peter Parker, Spider-Man, è un assassino ed è il nemico pubblico numero uno. Vediamo poi Peter arrestato, comunque tenuto per un interrogatorio e secondo i fan quest'uomo con la camicia bianca che si vede entrare nella stanza dovrebbe essere Matt Murdock, quindi Daredevil. Secondo alcuni rumor usciti tanto tempo fa, infatti Matt Murdock, Daredevil, avrebbe fatto da avvocato a Peter per questa causa contro non so chi, Mysterio. Può darsi. Ovviamente questa è solo una teoria, nulla di confermato, quindi prendete tutto con le pinze, anche perché non penso assolutamente sia Matt Murdock. La polizia ricorda a Peter che comunque, anche non volendo, i droni erano i suoi, quindi l'omicidio c'è stato, anche se appunto non era voluto, lui è comunque colpevole. Ci ricordano in qualche modo che il film potrebbe essere ambientato a dicembre o comunque nel periodo natalizio. Ed MJ e Peter sembrano avere qualche discussione un po' più seria in confronto a quella dell'inizio trailer. Vediamo successivamente Peter entrare a scuola con i suoi amici e la polizia che fa da scorta, un po' inutile come cosa dato che stanno facendo da scorta un ragazzo con i superpoteri e che se uno avesse voluto iniziare una rissa, beh, sarebbe morto in mezzo secondo, però comunque l'hanno voluto fare e la polizia, quindi lasciamoli fare. Secondo molti questo è un riferimento a Mephisto, ma chiudiamo questa parentesi perché ne abbiamo già parlato abbastanza per WandaVision. Questa scena forse sarà veramente una delle prime, dato che i due hanno lo stesso outfit che avevano nella scena post-credit di Far From Home, quando appunto tutti hanno scoperto che Peter è Spider-Man. Vediamo che comunque questa scoperta non ha dato ripercussioni negative solo a Peter, ma anche alle persone che lo circondano ed era abbastanza prevedibile. Adoro il fatto che comunque il cliffhanger non l'abbiano lasciato perdere nei primi 10 minuti e sembra essere una cosa abbastanza molto importante in questo film. Peter guarda queste decorazioni con degli stregoni che sembrano giusto molto simili ad un personaggio e infatti lui pensa a Doctor Strange. Ma il Sancta Sanctorum è abbastanza differente dall'ultima volta che l'abbiamo visto, infatti sembra essere congelato dall'interno. Non saprei dirvi il perché di questa scelta, forse un Sancta Sanctorum di un altro universo, o forse semplicemente è stato abbandonato dagli stregoni, anche se mi sembra abbastanza impossibile, e vabbè, un luogo magico, magari è successo qualcosa e non possiamo saperlo. Vedremo poi prossimamente se usciranno delle indiscrezioni un po' più precise. Wong informa Doctor Strange che è abbastanza difficile e pericoloso fare l'incantesimo che Peter gli richiede, ma lui se ne frega altamente, con questo piccolo discorso anche abbastanza simpatico tra Peter e Steven. Mentre i due parlano vediamo Peter con il costume nero e dorato, che probabilmente servirà a sconfiggere Electro ma non possiamo saperlo, che sta cercando qualcuno, infatti vediamo anche la folla che gli indica un'uscita in qualche modo, forse è proprio una scena d'azione molto importante in cui lui sta cercando uno dei villain
principali, perché sembra essere abbastanza terrorizzato e anche le persone che lo circondano. Probabilmente abbiamo anche uno sguardo a un'altra dimensione in questo caso. Doctor Strange acconsente appunto a fare l'incantesimo fregandosene altamente di Wong e Peter ne combina un'altra delle sue, infatti continua a interferire in questo incantesimo continuando a dire ma io vorrei che Ned, May o MJ tenessero la memoria e ricordassero che io sono Spider-Man. Cancella la memoria solo al resto del mondo, io devo rimanere Spider-Man per loro tre. E infatti Peter ne combina una molto molto grossa, non si sa cosa sia successo ma sicuramente ha interferito con il multiverso e con una certa persona che, spoiler, ha ucciso un'altra persona alla fine di Loki. Vediamo poi delle scene molto alla Doctor Strange, quindi con la città che si autodivora e altre cose del genere, con Peter che finalmente oscilla tra palazzi e palazzi, anche se i palazzi sono uno qui e uno qui, in questo caso, però comunque sono sempre palazzi. Vediamo poi questa scena velocissima con dei fulmini e una tempesta e secondo me questi due eventi che sembrano essere naturali della natura non sono poi così tanto naturali, infatti secondo me lì dentro ci sono Electro e Sandman. E ovviamente come aveva detto anche lui su Instagram, poi cancellando il post, non sarà più blu, infatti da queste saette sembra essere giallo come nella maggior parte dei fumetti. Sandman sinceramente spero che comunque sia interpretato da Aiden Church. Poi vediamo Doctor Strange e Spider-Man su dei treni, anzi su un treno che poi diventano dei treni che si accumulano e vabbè, altre scene alla Doctor Strange che non sto qui a spiegarvi perché non penso ci siano cose molto importanti, ma di sicuro sarà una delle scene più belle in fatto di CGI e di azione in generale perché già dal trailer mi attira tantissimo. Vediamo, anzi sentiamo dire Strange, il problema è vivere due vite diverse, quindi poi vediamo lui che divide Peter in due dimensioni, quindi quella astrale e quella terrestre, cosa che era successa con Hulk in Endgame e cosa che era successa allo stesso Steven nel primo Doctor Strange. Però Peter ha in mano una cosa molto molto strana, questo cubo che sembra molto una roba alla Doctor Strange ma che non conoscendo i fumetti non so assolutamente dirvi cosa sia, quindi se qualcuno di voi che legge fumetti o che comunque è riuscito a riconoscere questo cubo, lo scriva nei commenti perché vorrei saperlo anch'io. Vediamo poi la Iron Spider che abbiamo visto appunto in Infinity War e in Endgame, quindi ritornerà per No Way Home, e vediamo che attorno a Peter ci sono comunque delle auto ferme, quindi c'è stato o ci sarà comunque uno scontro. Abbiamo la conferma che tornerà anche Jon Favreau per interpretare Happy Hogan e anche lui sembra essere abbastanza nei casini in questa scena. C'è un piccolo sguardo a questa scena che penso sia ambientata a metà del film in cui Peter si gira di scatto dopo essere stato avvisato dal Senso di Ragno, che spero si chiamerà Senso di Ragno in questo film e non Peter Prurito, e che sembra essere appunto questa escandescenza, versione grafica del Senso di Ragno che gli spunta dalla testa. Si gira di scatto perché dietro di lui c'è un qualcosa che lo vuole attaccare. Adesso, ci sono tantissime teorie a riguardo, c'è chi dice che potrebbe essere Venom, c'è chi dice che potrebbe essere Lizard, lo stesso di The Amazing Spider-Man 2, io penso che potrebbe tranquillamente trattarsi o di Scorpion, che abbiamo già visto nella post-credit di Homecoming, oppure potrebbe trattarsi di quello strano oggettino che era rappresentato nel set Lego del laboratorio del Sancta Sanctorum, quel coso che sembrava comunque un aggeggio di Scorpion e che quindi si può ricondurre anche al personaggio. Ritornano Tempesta e Fulmini e penso assolutamente che siano i due personaggi già citati prima. E finalmente una delle cose che mi ha fatto sobbalzare davvero, perché si sapeva più o meno tramite rumor, ma beh, avere la conferma è sicuramente molto meglio. Abbiamo una delle bombe zucche di Green Goblin che finisce sulla strada, la stessa strada che sembrava essere quella in cui Peter indossava l'Iron Spider. La bomba zucca sembra essere proprio quella di Spider-Man, quello di Sam Raimi, e penso che abbiamo avuto proprio la conferma che ad interpretare questo Green Goblin sia di nuovo Willem Dafoe, perché c'è giusto una piccola risata poco inconfondibile. La bomba esplode e forse ci dà la conferma che appunto quella era la strada esatta in cui Peter indossava l'Iron Spider. Doctor Strange che infine dice a Peter, attento a cosa desideri Parker, non so cosa possa significare questa frase, anche se con il passare del tempo in questo trailer Doctor Strange sembra aver cambiato molto l'umore, dall'inizio che sembrava essere molto giocoso e divertente con Peter, forse dopo il problema che lo stesso Peter ha combinato durante l'incantesimo si è giusto un po' arrabbiato.
Sono due le cose. O abbiamo un'altra versione di Doctor Strange più cattiva che potrebbe rifarsi anche al Supreme Doctor Strange che vedremo in What If, oppure semplicemente davvero si è arrabbiato con Peter dopo quel che ha combinato. E dopo questa frase di Doctor Strange vediamo un Peter abbastanza spaventato in qualche modo, comunque stranito, con una ragazza seduta in auto che penso sia una semplice controfigura, nulla di nessuno di importante, quindi non penso sia uno dei personaggi principali o comunque uno dei personaggi importanti di questa scena. E finalmente, cosa che era già stata rivelata da un rumor che poi alla fine a sto punto era un leak, vediamo Dr. Octopus interpretato ancora da Alfred Molina con una CGI molto videogiocosa, ma non possiamo farci niente, questo era magari solo un trailer, spero che poi nel film cambierà un po' tutto. Vediamo lo stesso Dr. Octopus di Spider-Man 2, almeno sembra essere quello, farsi vedere con questa entrata di scena molto inquietante e molto divertente per noi fan, dicendo ciao Peter. Appunto questa cosa era già stata rivelata prima dell'uscita del trailer, ma non era confermato fosse reale. Ora abbiamo la conferma, ma mi è piaciuto comunque rivederla. O meglio, vederla. Ragazzi, l'analisi è finita, il video però non ancora, perché vorrei parlarvi della presenza appunto dei Sinistri 6 in questo film. Abbiamo già appurato che nel film ci saranno Green Goblin, Electro, Dr. Octopus, forse appunto l'Uomo Sabbia, che combattevo comunque era presente nella scena con Electro. Potremmo avere la presenza di Lizard o di Scorpion con la scena che ho citato prima. E mi piacerebbe tantissimo se si scoprisse che infine in realtà Mysterio non fosse morto. O comunque mi piacerebbe che tornasse l'avvoltoio. Abbiamo tranquillamente questo gruppo di malvagi da poter sconfiggere in questo film, non noi ma Peter, sperando che si faccia aiutare anche da altri due che si chiamano Peter, anche se vorrei che comunque facciano solo una comparsata per far hypare un po' gli spettatori e non aiutassero proprio tanto il Peter di Tom Holland, perché è lui il protagonista, non gli altri due. E niente ragazzi, se volete supportare il canale lasciate un like, iscrivetevi se non siete iscritti e seguitemi su tutti i social, link in descrizione. Se questa analisi vi è piaciuta, condividetela con i vostri contatti per fargli sapere cosa si nasconde nel trailer di No Way Home. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre sul mio canale, Andri passa e chiude. Ciao! We'll be right back.